Ciao, sono Angela e stai per ascoltare i podcast dello studio Cialone. Notizie, approfondimenti quotidiani e consigli utili per essere sempre aggiornati su fisco e lavoro, per la tua attività e la tua famiglia. Oggi parleremo delle nuove mensilità del reddito di emergenza, domande da presentare dal 1 di luglio 2021. A partire dal 1 di luglio 2021 è possibile presentare la domanda per accedere alle nuove quote di reddito di emergenza, quelle riconosciute dall'articolo 36 del decreto legge 73 del 2021, quello che noi chiamiamo decreto sostegni bis, per i mesi di giugno, di luglio, di agosto e settembre 2021. I nuclei familiari in possesso dei requisiti previsti potranno presentare questa domanda all'INPS attraverso dei canali. Uno è il portale dell'INPS, direttamente, autenticandosi con il PIN, se in possesso, con lo SPID, con la Carta Nazionale dei Servizi e con la Carta d'Identità Elettronica, oppure presso istituti di patronato. Analogamente a quanto previsto per le precedenti edizioni del REM, l'ammontare mensile del beneficio è compreso tra i 400 e gli 800 euro, a seconda della numerosità del nucleo familiare e della presenza di componenti disabili o non autosufficienti. Quali sono i requisiti? Il comma 2 dell'articolo 36 prevede che ai fini del riconoscimento delle quote di REM si applicano i requisiti previsti dall'articolo 12, comma 1 del decreto legge 41, il decreto sostegni, fatta eccezione per il valore del reddito familiare che ora è riferito al mese di aprile 2021. Rispetto alla determinazione del valore del reddito familiare, viene dunque confermata una delle novità introdotte nel primo decreto sostegni rispetto alla normativa che ha regolamentato il REM nel corso del 2020, in base alla quale la soglia di accesso riferita al reddito familiare viene incrementata di un dodicesimo del valore annuo del canone di locazione per i nuclei familiari che risiedono in locazione. Sono confermati anche i requisiti di accesso al REM riferiti alla residenza, al patrimonio mobiliare familiare, sempre riferito all'anno 2020 e al valore ISE. Le ulteriori quote di REM, pertanto, saranno riconosciute ai nuclei familiari in possesso congiuntamente e al momento della presentazione della domanda dei seguenti quattro requisiti. Il primo. Il richiedente deve essere regolarmente residente in Italia al momento della presentazione della domanda. Numero 2. Il valore del reddito familiare determinato secondo il principio di cassa, con riferimento al mese di aprile 2021, inferiore alla soglia corrispondente all'ammontare del beneficio, incrementata in caso di canone di locazione dichiarato nella dichiarazione sostitutiva unica, nella misura di un dodicesimo dell'ammontare annuo dello stesso. Numero 3. Un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all'anno 2020 inferiore a 10.000 euro. Se tale soglia è elevata di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di 20.000 euro. Numero 4 ed ultimo, il valore ISE, attestato dalla DSU, dichiarazione sostitutiva unica o valida al momento della presentazione della domanda, deve essere inferiore a 15.000 euro. Per oggi è tutto. Se ti è piaciuto, ti invito a seguire i podcast quotidiani su tutte le piattaforme di podcast gratuiti. Lasciami un like su Spreaker e iscriviti ai podcast per essere sempre aggiornato su fisco e il lavoro. Inoltre puoi trovarci su Instagram come Studio Cialone, su LinkedIn e su Telegram. A presto!